Signori, buongiorno. Ecco, questo è il panorama al nostro risveglio. È il 26 giugno 2014 e stiamo per iniziare una nuova avventura. Qui siamo a Transacqua, a pochi passi dalla fiera di Primero. E laggiù è dove dobbiamo andare, verso le palie di San Martino. Ed eccoci a Passarolle, pronti a partire. Siamo a 2000 metri e siamo pronti a scendere verso il Paneveggio per poi risalire in Lusia e ridiscendere e ritornare qui. Il tempo si mantiene buono, speriamo bene. Ed eccoci partiti da Passarolle e siamo già in vista di Malga Iuribello. Ma che bello, Malga Iuribello. Tutto intorno a noi la neve e dietro di noi il picco vicino alle palle di San Martino che vedremo all'arrivo. Il picchio. Tutto molto bello. Bello. Becca la piova che beccheremo al ritorno. No, no, mai dire mai. Mai più. Qua non piove da una settimana. Vai. Verso Paneveggio. Vai. Madonna. Paneveggio ci aspetta. Signori, buongiorno, stiamo attaccando la prima salita di giornata, la salita a Lusia che noi ricordiamo benissimo per averla fatta dall'altro versante. Una delle salite più terribili mai fatte, roba che il zonco Lance puoi fare due volte in un giorno. E adesso vediamo da questa parte quanta difficoltà ci sarà. Ci vediamo ai 2200 metri di Passo Lusia. Anche oggi Paneveggio. Ed ecco la salita. La salita verso il Passo Lusia. Una salita impetuosa. Sempre ultimo. Ed eccoci. Siamo arrivati a Passo Lusia. Passo Lusia. 2100 metri abbondanti, mentre località Le Cune, dove eravamo l'altra volta, è lassù. Non credo ci andremo oggi, mi pare assai salita. E da questa parte Moena, mentre noi siamo arrivati da Predazzo e Paneveggio, che è da questa parte qui. Signori, buongiorno, sono le 14 quando giungiamo in netto anticipo sulla tabella di marcia a Malga Venegia, dove tutti gli ingordi, quelli che non vi piace camminare, vengono qui perché con due passi si ingolfano di mangiare e poi ritornano all'auto. Primo parcheggio semi vuoto, secondo parcheggio a ridosso della Malga pieno di gente, è un classico. Ed ecco, ci mancano 500 metri circa di dislivello in 7 km. La parte più dura ci attende, ma intanto se mangiamo una bella pasta per dimenticare. Ed eccole là, palle di San Martino che ci attendono. Ed eccoci, a Malga Venegiotta. Ci attendono le palle. Ed ecco la Malga. Malga Venegiotta. Questa è la strada che ci attende. I rumori delle campane. Le campane delle mucche che si divertono nel fiume. Ed ecco qua, l'uomo più freddoloso del mondo. Ha appena mangiato canederli e gulas di Paneveggio. E se appetti. Buon tutto per il pane. Si sale verso il rifugio
sugli altini. Ecco le pale, diciamo, che ci tendono. Qui c'è la salita, devo appena iniziare. La bella tosta, credo che ragazzi è già che venta. E andare. Ci siamo quasi, siamo quasi in cima. Lo spettacolo è incredibile. Ecco la strada sotto di noi, con i tornanti che abbiamo fatto per salire verso la Baita Sedentini, ma c'è una sorpresa. La strada è interrotta. No! La strada è interrotta dalla neve. Neve. Dalla neve. Ed ecco qua, c'è un blocco stradale, un blocco per neve. E come faremo? Mi tocca fare il sentiero alternativo. Eccolo qua. Ed eccolo, proverà l'impossibile. Sulla neve, con la bici. Con la 29, subito. Il primo pezzo senza bag. Adesso già lo vedo bene. Come mai ti sono sceso? Ho detto che sei lì a farla tutta. Questo è dedicato a Argeo, che ha detto che non lo riprendiamo mai che cammina. Questo è per Argeo, eccolo qua. Guarda qua, la salita, tutta così l'ha fatta. Argeo ha fatto così, tutto così. Sì. Fa quanto che non sei lì, lei che sta in piedi, così si sbrizza, sto qua. Ezio, solo, forse solo Ezio sono arrivato. Ultimamente si cascava. Ezio sulla neve del suo. Madonna, che stanchezza. Malissimo. Ed eccoci, l'arrivo a Malga Segantini. Siamo a 2200 metri, il tempo è buono, le pale sono un po' coperte, però c'è un freddo cane, sarà, io subito qua segna 16, no 12, quanto segna? Un freddo cane, però siamo arrivati a destinazione, mai sentito. 1400 di dislivello abbondante e non sentirli, sto qua che ha rubato 100 all'inizio, 100 metri di rubai. Dove ti sono andato? 3029. Ed eccolo, Malga Segantini. Il signor Segantini. Gino Segantini col trattore. Ecco la macchina di Sandro, il trattore. Ed eccoci qua sotto le pale. Silenzio religioso. Ecco la strada sotto di noi, i tornanti, neanche sentiti. Le tre cime di Lavaredo, eccole qua, bellissime. La marmellata dei figli. Guarda questo, guarda che bici che sei inuccio. Un bici di legno, cioè. Legno e pane veggio. Però, fatta anche questa, quasi 1500 metri di dislivello in 45 km 48 km, quanto abbiamo? 48 km e siamo qui, si carica tutto e si rientra, qui il freddo è pungente. Un saluto a tutti i fans.